abitare il tempo, soprattutto interpretare il nostro bisogno di due cose. Uno, della sicurezza di vivere in una città che offre i servizi, e l'altro, il comfort ambientale di poter vivere in un territorio dove la città stessa interpreta il dinamico rapporto tra cultura e natura. Farlo oggi qui a Bologna apre anche una stagione di riflessioni sul nuovo abitare, sull'abitare la città, abitare il tempo, interpretare i nostri bisogni verso un cambiamento dove non ci sarà solo l'intesa verso un'abitazione stabile, verso una abitazione che esprime il forte bisogno di tecnologia avanzata, ma soprattutto la ricerca di un nuovo rapporto con la natura, con l'ambiente e con un paesaggio urbano inclusivo, capace di farci esprimere il meglio della società stessa. Dal lato proprio tecnico e concreto, quali sono quindi gli obiettivi da raggiungere in un futuro? La capacità delle figure che fanno parte della filiera degli investimenti immobiliari di dialogare sempre di più, di capirsi, di interpretarsi e di essere parte di una macchina che deve essere capace di dialogare, in cui è la filiera che in realtà è capace di dare una risposta integrata, perché le competenze oggi sono così complesse e articolate che non è più questione di un imprenditore e un architetto, ma di figure anche specialistiche che siano capaci di essere lì per rispondere alle tematiche tecnologiche, alle tematiche che la società chiede e alle problematiche che sono sempre più stringenti perché possa esserci un progetto di successo per la società in generale, gli investitori e le figure coinvolte. L'architettura deve fare un salto di qualità, soprattutto a livello locale, sia dal punto di vista della progettazione che dal punto di vista della realizzazione, proprio per rispondere a un'esigenza di sostenibilità contemperata con un'esigenza di sostenibilità economica. Era importante fare delle riflessioni sul fatto che bisogna anche un po' investire nel futuro. È un mercato molto difficile, negli ultimi anni è stato in grande affanno, non solo per una crisi economica, ma io credo anche per una crisi di contenuti, cioè il mercato dell'edilizia è un mercato complesso, però è anche un mercato che forse non ha capito i cambiamenti sociali che sono avvenuti in questi ultimi anni, sia dal punto di vista, per esempio, dell'impoverimento delle famiglie, sia delle nuove tipologie che si affacciano su una struttura sociale che è cambiata, no? Quindi è una crisi che è profonda, nel senso che è profonda proprio di contenuti, non soltanto di economia, perché si fa anche troppo, si fanno delle semplificazioni, come dire, nel mercato non ci sono i soldi, il mercato non va, non è vero, il mercato, se vai a vedere i grandi numeri, l'Italia non ha cambiato tanto gli investimenti nell'edilizia, si sono spostati magari dal mondo del mattone a quello degli impianti, a quelli dell'efficientamento energetico, quindi i numeri quelli sempre sono. Il punto forse è che il mondo dell'impresa, il mondo, diciamo, della committenza avrebbe dovuto intercettare questi cambiamenti che sono stati molto, molto pesanti, ecco. Però è cambiata una società, è cambiata un'economia, sono cambiate le strutture delle famiglie. Il tema dell'innovazione è un po' il tema trainante di questa edizione del SAIE.
Innovazione ed eccellenze. Abbiamo cercato di portare le eccellenze del saper fare sia italiano in primis, ma anche di tecnologie utilizzate in Italia sui temi che riguardano la sicurezza sismica, la riqualificazione energetica e la riqualificazione urbana, le infrastrutture che sono un tema importantissimo. Il ministro è intervenuto per vedere che cos'è il mondo, tutta quanta la filiera delle costruzioni e quanto sia importante investire su questa filiera in Italia. È un settore che ha subito moltissimi anni di crisi e moltissime scelte sbagliate. Io penso che dobbiamo completamente cambiare e da qui dobbiamo farlo partendo ad esempio dal BIM, partendo dalle tecnologie, e l'Italia penso che sia, a discapito di quanto qualcuno possa pensare, all'avanguardia. Abbiamo una serie di iniziative pronte, la più importante ovviamente è quella di un piano di investimenti che porteremo in Europa, infrastrutturali, a tappeto su tutto il territorio nazionale, che daranno lavoro a tutte le nostre imprese italiane. Io penso che dobbiamo, anche in Emilia-Romagna come in tutta Italia, mettere in sicurezza tutte le nostre strade, perché è inaccettabile che ancora troppo spesso anche in Emilia-Romagna ci siano nostri utenti della strada che non si sentano sicuri. Quindi basta le grandi opere faraoniche, ma tante piccole opere che, ripeto, se facciamo partire daranno lavoro a tante quelle piccole imprese, microimprese, medie imprese che ci sono in tutta Italia. Ma diciamo la legislazione cambia secondo noi in maniera un po' particolare. Intanto abbiamo una grande, come dire, indirizzo che viene dall'Europa, che guarda molto avanti e che quindi incide sui processi di innovazione e condiziona in buona parte il mercato, su questo è sicuro. Però forse ancor più che innovazione, se dovessi dire cosa manca oggi, no? È proprio una politica industriale per il settore, quindi come fanno altri, bisogna rendersi conto che questo settore è un settore chiave per lo sviluppo economico, ma proprio in termini di futuro, di innovazione, e quindi servirebbe una politica industriale che aiuti l'evoluzione di una filiera che oggettivamente resta ancora indietro. C'è bisogno di una formazione di base, ma soprattutto c'è uno spazio per una formazione d'alta qualità che le scuole di lì potrebbero darsi e potrebbero essere veramente, sono 104 sono in tutto il territorio del paese, potrebbero essere veramente il motore del cambiamento delle costruzioni. Le novità quindi di questa piattaforma, che essa stessa è una novità, sulla digitalizzazione delle costruzioni, quindi è stato possibile realizzarla, non è più un'utopia? Beh, diciamo che la prima novità è che siamo riusciti a far inserire le costruzioni come settore prioritario nella ricerca europea nell'ambito delle piattaforme digitali industriali. Questo è un fattore importante perché gli altri settori che erano stati scelti erano settori trainanti dell'economia europea come l'energia o la fabbrica intelligente, quindi il fatto che le costruzioni sono state inserite vuol dire che anche in Europa pensano e credono che noi possiamo essere un driver di crescita dell'economia europea grazie all'innovazione e alla digitalizzazione. La piattaforma quindi è in divenire, nel senso che è una call che è stata inserita in H2020, noi presenteremo un progetto, abbiamo creato un grosso consorzio europeo con la partecipazione di 3 Stati membri, Italia, Francia e Germania, e quindi noi speriamo di poter cominciare a lavorare per un periodo di 18 mesi a questo grande progetto, da cui poi potrebbe nascere un ulteriore grosso finanziamento stavolta per creare l'infrastruttura dati europea per la digitalizzazione delle costruzioni. Concretamente la piattaforma come è utilizzabile? Ma la piattaforma, quella europea, sarà una piattaforma dati, noi dovremo studiare in questo periodo come farla, però sicuramente sarà una piattaforma dati la quale dovrebbe permettere, operando con tutti quelli che sono, come posso dire, gli oggetti digitali, gli strumenti digitali, dai software gestionali alle piattaforme nazionali dove nasceranno, eccetera, a tutti di poter accedere a un grande cloud di big data che interessano al mondo delle costruzioni per poter costruire nuovi servizi a valore aggiunto per le imprese. Che cosa cambia dal punto di vista della presentazione appunto di queste opere pubbliche nei bandi? Beh, cambia molto, oggi è una pietra miliare, oggi è il 18 ottobre 2018
secondo quelli che sono i dettami del codice dei contratti pubblici, da oggi entra in vigore la obbligatorietà delle comunicazioni digitali tra tutti gli attori partecipanti a un processo e un bando di gara pubblico. È una pietra miliare perché vuol dire che viene formalizzata tutta quella serie di considerazioni e di necessità, di valenze che la digitalizzazione sta portando nel mercato delle costruzioni, che da oggi diventa linguaggio ufficiale. Intanto siamo felicissimi di essere qui al Festival della Cultura Tecnica perché è un'occasione per farsi conoscere, perché anche noi come edili siamo tecnici, quindi oggi dimostriamo attraverso delle attività cosa facciamo per la cultura tecnica appunto. Quindi ci sono tre tipi di attività oggi: la costruzione di attraverso dei mattoncini di legno facciamo delle costruzioni antisismiche, e quindi facciamo proprio una sfida tra ragazzi, facciamo la decorazione qui alle mie spalle e facciamo la scansione 3D del volto, che sta andando molto, è forse la cosa più tecnica che facciamo all'interno di questo palazzo che è meraviglioso, e quindi siamo proprio onorati di essere qui a rappresentare una qualifica gratuita per i ragazzi dai 15 ai 18 anni, che è la qualifica di operatore edile, aperta sia ai ragazzi che alle ragazze. Ci sono un sacco di persone che vengono, si divertono, gli piace costruire con i mattoncini, ovviamente considerano i mattoncini come Lego, un gioco. Però il mondo dell'edilizia, secondo me, a mio parere, è molto più complesso, molto più, diciamo, da prendere sul serio. Non è un mondo per niente facile. Ma alcune persone magari pensano che tirar su un muro sia facile. Metto il mattone, metto la malta, il cemento e va bene così. Però bisogna fare attenzione a molte caratteristiche che il muro deve avere. Sono a Liple grazie a un volantino che ha trovato mia madre, e la ringrazio perché mi ha salvato il mio futuro. Non mi scorderò mai di questa scuola, delle opportunità che mi può dare, che mi darà sicuramente un futuro, ed è perfetta, è la mia scuola ideale. Qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Giovedì 8 novembre 2018, dalle ore 15 alle 19, l'Istituto Professionale Edile di Bologna, in collaborazione con la Direzione Regionale INAIL, organizza il seminario SicurUp, sviluppo e diffusione di strumenti digitali per la prevenzione del rischio in edilizia, per presentare e diffondere una nuova app sulla gestione del rischio e la sicurezza negli ambienti di lavoro. A novembre avrà anche inizio il corso BIM Academy Bologna, il processo edilizio digitale, introduzione al Building Information Modeling, con approfondimenti e indicazioni sulla progettazione, l'utilizzo dei modelli, le figure del processo BIM e molto altro. Per informazioni sui corsi di aggiornamento e formazione a cura dell'Istituto Professionale Edile, si può consultare il sito www.edili.com.